Principe Andrew deve fare una mossa altruistica per aiutare la regina, ha affermato un autore reale. L'autore afferma che il principe Andrea dovrebbe allontanarsi da qualsiasi posizione nella famiglia reale, in una mossa che aiuterebbe a sostenere l'immagine di sua madre, la regina Elisabetta II e il resto dei reali anziani. Il commento arriva a seguito di una causa civile che sta affrontando il duca di York, mentre affronta le accuse fatte da Virginia Juffer, formalmente conosciuta come Virginia Roberts che afferma che il duca l'ha aggredita sessualmente quando era un adolescente. La signora Giur. 38 anni, afferma di essere stata costretta dall'ex amico di Andrew e condannato per reato sessuale Jeffrey Epstein e a fare sesso con il duca. 61 anni, in tre diverse occasioni tra il 2000 e il 2002, mentre era minorenne. Andrew ha sempre negato categoricamente le sue affermazioni. In risposta alla situazione, Celeotnis... Co Autore di Royal Fever, ha dichiarato a Express.co.uk: Penso che la mossa più altruista che il principe Andrea possa offrire a Sua Maestà e il marchio reale sia di allontanarsi completamente da qualsiasi ruolo visibile in la famiglia reale. Accettando di andare in silenzio, forse può negoziare con il principe Carlo per garantire alle sue figlie ruoli significativi e visibilità all'interno dello studio. La signora Otnis, esperta del marchio globale della famiglia reale, sostiene inoltre che il danno causato all'immagine reale dal duca di York è irreparabile. Il principe Andrea si era ritirato dai doveri pubblici a causa delle ricadute della sua relazione con Epstein. E in questo caso, la signora Otnis afferma che occorre fare di più poiché sostiene che le sue figlie, la principessa Beatrice e la principessa Eugenia, Potrebbero essere colpite come danni collaterali nello scandalo attuale. Lunedì 13 settembre si è tenuta un'udienza preliminare a New York per il caso di violenza sessuale civile attualmente affrontato dal principe. Durante l'udienza in tribunale, l'avvocato del duca, Andrew Brettler, ha sostenuto che il reale non era stato adeguatamente notificato alla causa.